Buongiorno amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Innanzitutto iniziamo questo nuovo anno con un video che parla di un emulatore. Un emulatore di quella che è la console più venduta della storia. Sarà il NES? No. Sarà il Super Famicom? No, quello che posso dirvi è che l'emulatore si chiama Ether SX2, un emulatore della PlayStation 2. E adesso vediamo un po' come funziona e quali sono i suoi pro e i suoi contro. Ma prima ci vediamo insieme alla sigla. Orbene, eccoci giunti a farvi vedere innanzitutto il nome di questo emulatore. Ether SX2 è un alfa. È un alfa, quindi perché è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma come vedrete funziona già abbastanza bene. Rispetto al suo rivale, che mi pare si chiamasse Demon PS2, eccolo qua. Demon PS2, questo emulatore è veramente una truffa, una cosa schifosa, nel senso che era ciò che avevamo prima su Android. Al di là di queste simpatiche copertine, lo installavate, era pieno di pubblicità e invece poi, quando si andava a giocare, sostanzialmente vi chiedeva 10 euro per vedere poi uno schifo fatto a 3 frame al secondo. Invece, se segnatevi questo nome, Ether SX2, è ancora appunto un accesso in anteprima, vi sono ampi margini di miglioramento, però vorrei farvi vedere come funziona la situazione. Allora, una volta che lo aprite, nella fase della prima accensione, vi chiederà innanzitutto quella che è la situazione del BIOS, quindi per quanto riguarda il BIOS, quindi quello che è il file, per quanto concerne la ROM della vostra PlayStation. Googlatelo. E lì poi potrete scegliere se avete una PS2, collegarla al PC ed estrarre il BIOS della vostra console, o se scaricarne uno dalla rete non sarebbe prettamente perfetto e legale, ma tutto sommato credo che non ci sia nulla. Queste sono le impostazioni. Impostazioni di sistema, impostazioni di grafica. Cercate di non... È ancora una alfa, quindi neanche una beta. Però è già molto promettente. Vi faccio vedere che questa è la più interessante e l'unica che davvero vi potrà servire, dove si può passare dal rendering GPU in OpenGL anche a quello Vulkan. Magari lasciate quello in OpenGL e poi, nel caso, se vedete che vi sono dei problemi, potete passare alle librerie grafiche Vulkan, che sono più veloci ma anche meno precise per quanto riguarda la realizzazione e quindi il rendering della grafica 3D. Ok, questo è il BIOS. Vedete, così vi è. Io ho importato solo quello europeo della mia console, volendo potreste trovare anche una serie di BIOS relativi alla console giapponese, vi potrebbe servire, o uno americano, a seconda di quello che scaricate. Bene. Vediamo anche dove sono impostazioni del controller. Ecco. Potete utilizzare, io vi farò vedere che potete fare totalmente a meno
potete fare anche a meno, diciamo, di un joystick e utilizzare i controlli a schermo. Lo proveremo così, ma volendo si può anche connettere al vostro pad, al vostro telefono, un pad esterno tranquillamente, caldamente consigliato il Razer Kishi, sinceramente. Vi sono tutta una serie di impostazioni. Veniamo ai giochi. Ve ne faccio vedere giusto tre per farvi capire qual è la situation in questo caso. Pro e contro. Dovete fare tentativi perché molti giochi allo stato attuale non funzionano. Però questo è un alfa, come vi dicevo, è sostanzialmente ancora possiamo dire aggiornato costantemente. Partiamo da uno dei giochi preferiti, era il mio gioco preferito sulla PlayStation 2, e che purtroppo vi dico, c'è stato un aggiornamento, temo che non funzioni, ma vediamo. Questo è il layout un po' strambo dei controlli, ma tutto sommato. Beh, già il fatto che sia partito è una buona cosa. Ah, a proposito, questo è un Realme GT, monta lo Snapdragon 888, è un telefono che al momento, tra quelli, diciamo, seppur avendo un buon rapporto qualità-prezzo, oddio, il gioco sembra, come filmato adesso sembra partire, anche se non sarei troppo ottimista. Questo è un filmato, non è il gioco. Vediamo come va il gioco stesso. Single player, Outrun 2, e non si vedono le auto. Insomma, qualche bug ce l'ha, vediamo come va. Vabbè, questo sta abbastanza a problemi, come vedete. Usciamo dal gioco. Vediamo piuttosto se nelle impostazioni dell'applicazione, se passando al frontend Vulkan la musica cambia oppure no. Ma temo che la situazione sarà sempre la stessa. Ok. Però se vedete comunque, e vi dico che rispetto a Demon PS2 questo è un nettissimo passo avanti, eh. E anche qui non si vedono le auto, benissimo. Beh, ve l'ho detto, siamo partiti dal peggio che potessimo estrarre. Oddio, però. Almeno stavolta l'auto ha il suo colore giusto, ma se vedete, anche qui c'è ancora da lavorare, eh? Comunque è un prodotto che è uscito sul market in alfa, e l'ho detto 77 volte, e vabbè, basta, dai, è uscito da poco. Andiamo a provare Virtua Fighter 4 Evolution, un altro dei miei pallini. Me li sono scaricati, li sto provando con voi in diretta. Mettiamo la patch da 60 Hz. L'abbiamo lasciato in Vulkan, se ricordo bene.
emulatore usa un core del PCSX2, l'emulatore famosissimo per Windows che funziona alla perfezione, ed è poi iniziato un processo di porting. Benissimo. Sembra che la situazione qui possa andare un po' meglio, ma fin quando non lo proviamo non sapremo. Signori, io direi che questo telefono ha 12 GB di RAM, è uno Snapdragon 888, però in questo caso Virtua Fighter 4 Evolution, come vedete, funziona a 60 frame al secondo, perfettamente riprodotto. Non sono andato a modificare le impostazioni della grafica, ce ne sono, per mettere l'anti-aliasing, per togliere un po' questi jaggies. Eh no, dai, non mi picchiare. Voglio vedere il prossimo round, come va, il prossimo ring. Signori, questa è un'alfa, però graficamente è meraviglioso. Forse fa ancora qualche scattino qua e là. Ma questo è uno dei giochi più demanding dal punto di vista. Dal punto di vista hardware. Io direi che lo possiamo promuovere come, diciamo, quella che è la riproduzione di Virtua Fighter 4 Evolution. E puntiamo sul gioco in assoluto più pesante che c'ha la PlayStation 2, che è Tekken 5. Altre mazzate, signori, Tekken 5. La parte iniziale del gioco. Va bene, dai, togliamolo. Io vi ricordo che questo gioco dovrebbe contenere anche i primi tre Tekken. Magari. Se ci sono dei giochi, se il prodotto vi interessa e ci sono dei giochi che volete che io provi per voi, prima di magari procurarveli, cercarli, installare l'emulatore, che comunque ripeto è assolutamente gratuito ed in alfa. Però, signori, graficamente è magnificente. Vediamo se in game rimane così. Scrivetemi nei commenti se ci sono dei giochi che gradireste vedere provati e nel caso lo proverò per voi. Io non sono più passato alle OpenGL, sono rimasto in Vulkan. Se vedete, dopo l'ultimo aggiornamento, la resa grafica è perfetta e questi giochi girano. Vediamo, magari. Facciamoci l'ultimo stage e poi veniamo alle conclusioni, magari. Ah, lo stage con i pinguini. Ve lo ricordate tutti, sì? Guardate che spettacolo. Vi ripeto, in questo caso trovate poi sul mio canale anche la recensione di questo telefono specifico per Realme GT.
che secondo me è uno dei telefoni col miglior rapporto qualità-prezzo. Però, quindi, monta delle specifiche high-end, uno Snapdragon 888 e 12 GB di RAM, però, guardate come gira questo emulatore che è ancora in fase alfa. L'audio è perfetto, se sentite. Adesso io non vi nascondo che se parlo così male del suo rivale, il Demon PS2, è anche perché io i 10 euro glieli ho dati e me ne sono pentito, perché avevano promesso una serie di miglioramenti. Prima di farmi... No, che bello graficamente. Che bello. Mi spiace, io voglio farvi vedere di più il gioco. Tolgo le mie ditazze dallo schermo, ma giusto per farvi vedere come gira assolutamente fluido. Insomma, alla fine, a differenza del suo rivale, questo fa il suo sporco lavoro, forse perché è un porting di PCSX2. O PCSX2, perché se volete utilizzarlo su Windows, niente meno, c'è anche l'emulatore della PlayStation 3 su Windows, vi ricordo. Ma su Android questo è al momento, insieme quindi a Dolphin, questo è qualcosa di fantastico. Dolphin è l'emulatore del GameCube, questo vi consente di avere una PS2 in tasca, così come il Dolphin vi permette di avere un GameCube in tasca, possiamo dire. E io credo che abbiamo detto tutto, ci vediamo per le conclusioni. E allora siamo giunti alla conclusione di questo breve video, pros and cons. Cons, sostanzialmente, essendo ancora in alfa, la compatibilità è limitata, per cui dovrete testare i giochi che più vi aggradano. Alcuni funzioneranno anche molto bene, come avete visto, altri andando un po' da schifo, come il caso di Outrun. Se vi sono dei giochi in particolare che volete provati, li proverò per voi, fatemi sapere. E tanto questo si porta presso in tasca, davvero è molto 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 comodo. Per quanto concerne invece i pro, beh, è gratuito. È una PlayStation 2 in tasca. La PlayStation 2 è la console che ha venduto più unità nella storia del gaming mondiale. Ha dei giochi che, soprattutto su uno schermo piccolo, come quello di un cellulare, hanno una grafica e un gameplay ancora notevoli. E soprattutto ha una vastità di titoli enorme. Ci sono i vari Crash, c'è cioè Jak and Dexter, ci sono così tanti giochi della PlayStation 2 che è incredibile. Faremmo notte a elencarli tutti. Io ho fatto solo una veloce prova per farvi vedere come funziona, e se vi sono dei dubbi scrivete nei commenti, cercherò di rispondervi. Io credo che sia il caso di fare i complimenti a questo autore di questo porting e di questo Aether SX2, e credo, ve l'ho detto, lo trovate tranquillamente sul Play Store, quindi anche a scaricarlo è semplicissimo. Detto questo vi saluto, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, e se non siete iscritti iscrivetevi sul canale. Ciao a tutti da Giso!